Nel presentare con entusiasmo il reddito di cittadinanza appena approvato dal governo, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha illustrato anche le norme antidivano, quelle cioè che dovrebbero impedire ai potenziali beneficiari di approfittare del sussidio di 780 euro passando il tempo senza fare nulla. A parte il fatto che l'immagine del divano, se vi ricordate, era stata evocata originariamente da Matteo Renzi e anche da altri avversari dei 5 Stelle, Di Maio l'ha fatta propria, anche se in una chiave difensiva, avallando comunque quest'idea che con tutti i suoi sottintesi. Naturalmente, in astratto, il rischio che un sussidio di questo tipo scoraggi il lavoro o incoraggi quello nero esiste. Ma una critica incentrata solo sull'idea del divano e quindi dei poveri potenziali furbi e fannulloni, oltre a essere controproducente sul piano politico, è anche abbastanza fuori fuoco e dimostra per di più come anche in questo caso il dibattito, tra virgolette il dibattito, fatichi a uscire dal solco superficiale e propagandistico una volta incanalato in questo modo. A parte l'uso sbagliato della parola stessa, in quanto il reddito di cittadinanza è una mensilità in denaro distribuita a tutte le persone dotate di cittadinanza e di residenza, che è anche cumulabile con altri redditi, quello del lavoro, da impresa o da rendita, e cioè indipendente dall'attività lavorativa. Per capirci, il vero reddito di cittadinanza viene dato sia ai lavoratori sia ai disoccupati. E quindi, anche se il governo l'ha chiamata così, c'entra molto poco con quello che è realmente. Comunque, a parte questo, i problemi di fondo del reddito di cittadinanza vengono molto prima, già dal modo in cui è stato ideato. È stato progettato per essere uno strumento di contrasto alla povertà e allo stesso tempo una politica attiva per il lavoro. L'obiettivo quindi è estremamente ambizioso, anche rispetto ai modelli internazionali già esistenti. Ambizioso non sarebbe male o un problema, se poi avesse dei punti bui che danno molto l'idea di una cosa fatta in maniera molto approssimata, dove molto tempo è stato impiegato per far quadrare i conti senza preoccuparsi più di tanto del funzionamento e della giustizia di quanto si proponga. La disoccupazione è certo una causa rilevante di povertà, ma anche chi un lavoro ce l'ha può trovarsi in una situazione di profondo bisogno. Insomma, un intervento di carattere universale andrebbe calibrato con estrema attenzione e probabilmente sperimentato in modo progressivo, cosa che a quanto pare non succederà in questo caso. Un altro nodo è dato dalla complessità delle procedure previste, che in parte deriva proprio dall'esigenza di evitare abusi e per questa via limitare la spesa. I soggetti coinvolti sono INPS, centri per l'impiego, i comuni, CAF e le poste. E non sembra esista, o perlomeno non è stata resa nota, una valutazione della fattibilità di tutti i passaggi. Ed è proprio qui, più che sul divano, che il reddito di cittadinanza rischia di fermarsi. Poi però c'è un altro punto che trovo molto poco comprensibile e completamente ingiusto. Abbiamo visto che per poter accedere al reddito di cittadinanza bisogna soddisfare determinati requisiti. Ora, ci saranno sicuramente molti che non avranno tutti i requisiti richiesti. Ad esempio, hanno comprato per qualsiasi ragione la macchina un anno fa e quindi vengono tagliati fuori pur avendo magari perso il lavoro, come gli altri, da poco.
E come gli altri vorrebbero usufruire della possibilità di poter essere, qualora il governo riuscisse a montare il sistema come l'hanno descritto, di essere aiutati a usufruire dei servizi di formazione e di offerta di lavoro col supporto del famoso Navigator. E questo pur non percependo il reddito di cittadinanza. Ora, non si è ben capito se anche a tutti gli altri viene data questa possibilità. Ma una cosa è certa, il sistema così com'è stato presentato è ingiusto, in quanto il lavoro già non si trova in generale e l'essere passati avanti o il poter passare avanti da chi percepisce i soldi del reddito di cittadinanza non può essere giusto. Allora, mi spiego meglio perché dico questo. Ci sono due ragioni. Una è perché chi non percepisce il reddito di cittadinanza non avrà l'aiuto del Navigator. E poi c'è una seconda, che è molto più importante della prima, che due persone a parità di qualifica per un determinato lavoro, chi deve assumere giustamente preferirà prendere o assumere chi percepisce il reddito, in quanto gli farà avere l'incentivo in denaro che è l'equivalente dei 780 euro per 12 o 18 mesi, che poi vanno a sottrarsi dalle tasse che deve pagare. E questa mi sembra un poco una presa in giro. Il reddito di cittadinanza rappresenta senza alcun dubbio una forma di civiltà e giustizia sociale, che trova d'accordo qualsiasi persona di buon senso. Ma la maniera in cui è stata progettata, unendo assieme assistenzialismo e politiche economiche del lavoro, potrebbe diventare il simbolo dei buoni propositi che, attuati in maniera approssimativa, rimangono solo buoni propositi. Grazie e alla prossima. Ciao!